Signore, questo è il supplemento. Ha ragione. C'è un capitolo sulla discriminazione nei casi di AIDS. Grazie. La ringrazio moltissimo. Abbiamo a disposizione una stanza privata per le ricerche. Sto bene qui, grazie. Mi scusi, dove posso trovare le trascrizioni della causa Stato contro Murdoch? Solo un momento, sono subito da lei. Grazie. Sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche. No. Forse lei sarebbe più a suo agio. Beckett, come va? Avvocato. Come vuole, signore. Scusatemi. Chi hai trovato? Cosa? Hai trovato un avvocato? Io sono un avvocato. E come sta la tua bambina? Oh, sì, lei è... è meravigliosa, grazie. Come si chiama? Larisse. È uno splendido nome. È il nome di mia sorella. Senti, io mi... Come hanno scoperto che hai l'AIDS? Uno dei soci ha notato che avevo una lesione sulla fronte. Ah. Ma come puoi arrivare a dire che i soci hanno dedotto che avevi l'AIDS e che per questo ti hanno licenziato? Partendo dal fatto che un avvocato ha notato una lesione che poteva essere causata da qualsiasi cosa. Ottima domanda. Il socio che notò la lesione, Walter Kenton, lavorava per la Walsh, Almer e Brahma a Washington. Lì c'era un assistente, Melissa Benedict, che aveva delle lesioni che andavano e venivano. E questo per 2 o 3 anni. E lei sostiene che in ufficio tutti sapevano che le sue ferite erano causate dall'AIDS. Ma non la licenziarono? No. Lei non l'hanno licenziata. Capisco. Quindi hai un precedente ai termini? Mm-hmm. La sentenza Arline. Arline? La Corte Suprema. La legge federale di riabilitazione professionale del 1973 proibisce la discriminazione contro individui qualificati anche se portatori di handicap, ove siano in grado di adempiere i doveri richiesti dal loro impiego.
Benché il decreto non fosse indirizzato specificamente alla discriminazione per HIV e AIDS, sentenze successive hanno sancito che l'AIDS è considerato un handicap ai sensi di legge, non solo per le limitazioni fisiche che impone, ma anche perché il pregiudizio che circonda l'AIDS esige la morte sociale che precede. Che precede e a volte accelera la morte fisica. Questa è l'essenza della discriminazione. Il formulare opinioni sugli altri non basate sui loro meriti individuali, ma piuttosto sulla loro appartenenza ad un gruppo con presunte caratteristiche.